Fabrizia Fioroni presenta Talentuosissimi. La canzone dell'estate. Di nuovo insieme per conoscere talentuosi artisti e la loro italianità senza frontiere. In un mondo senza pace, le spiagge inquinate, tutti tuffi dentro di me. I tuffi dentro di me. Salve a tutti da Fabrizia Fioroni e benvenuti ad una nuova puntata di Talentosissimi. Benissimo, oggi il nostro invitato speciale è un bravissimo cantautore romano. Diamo il benvenuto a Cipriano. Francesco, come stai? Benissimo, voi come state? Lì in Argentina? Benissimo, anche qua, tutti bene, per fortuna. Beh, è una bella benvenuto. Cosa. Allora, raccontaci i tuoi inizi nel campo musicale. Ma l'inizio è da piccolo che suono, come già ti avevo detto. Sì, noi ci siamo già visti, siamo amici già. Sì, e quindi è questa cosa qui che ho suonato sempre con i synth, c'era un vecchio organo in casa, da lì ti appassioni. La musica rappresenta tanto, ma proprio per l'anima già fa bene. Certo. Sempre Senti, tra tutte le canzoni che hai scritto, quale preferisci e perché? Ma in questo momento questa qui, che credeva che è l'ultimo singolo, perché ne ho sentito tanto l'esigenza. È stato un momento Bene, per anticipiamo me. allora, perché credeva appunto è la canzone che hai scelto per Talentuosissimi e che andrà in onda subito dopo l'intervista. Allora, dici di che parla, già che stiamo in tema. E purtroppo parla della cosa più scandalosa ai tempi di oggi che può accadere, no? L'ennesima guerra, Sì. però vista dal punto di vista dei più fragili, in questo caso i bambini. E ne ho sentito, ti dicevo, l'esigenza di scriverla, proprio forte. Ho lasciato perdere altre cose e ho voluto scrivere questo singolo. Perché è importantissimo. Putin e altri non hanno neanche tenuto conto, a parte già tutte le guerre che ci sono, del fatto che oltretutto il mondo intero sta per uscire dal Covid. Noi abbiamo già combattuto una guerra con un nemico oltretutto invisibile. Pericolosissimo. C'è stato l'impegno di tutti, anche dei bambini, soprattutto. Quindi ecco, mi emoziono anche nel dirlo, che gli Certo. aggiungo, sono stati chiusi in casa con il lockdown, i bambini soffrono, hanno già sofferto, quindi in un momento tale, inizio del 2022, tirar fuori anche una guerra che è sempre ingiustificata. Per me è qualcosa E di questo ancora bambino più che scandaloso. parla, no? Questo bambino che Sì. parla nella canzone, allora sei tu, nel senso che è una voce tua interna che te la sei immaginata o è nata da testimonianze, cose che hai sentito, magari notizie o una cosa No, personale? una cosa personalissima, tutta immaginazione. Ho cercato il più possibile, sempre attraverso un linguaggio abbastanza ermetico, chiuso, di mettermi proprio nei panni di chi è bambino e vede una cosa del genere, che si porterà dietro tutta una vita, se Dio gli darà l'opportunità di rimanere vivo, perché ecco, ma quante vittime vi saranno, quante cose non dette, le guerre ce ne sono tantissime, anche silenziose, non c'è soltanto questa in Ucraina ed è bruttissimo nel 2022-2023 assisterne ancora una di nuovo, dove io credo sia anche ingiustificata perché infine, a parte che non giustifica mai una guerra, ma oltretutto qui c'è un vero e proprio genocidio come al solito, no? Ci sono innocenti che muoiono, bambini, donne, cioè civili,
civili. Quando io ricordo, ad esempio, carissimo, un'intervista fatta a un capo di Stato maggiore, credo, non so chi, militare, quindi, dove appunto si condanna ancora di più il comportamento, in questo caso della Russia, che è stata il prima ad invadere, per via del fatto che oggi una guerra può essere combattuta esclusivamente, ad esempio, colpendo tatticamente e cose varie, obiettivi militari, cose importanti, strategiche, ma militarmente. E quindi ha ribadito il fatto che invece qui si sta colpendo volutamente i civili. Sì. Allora, cambiando di argomento, parlaci dell'EP Terra Madre. Terra Madre, ne abbiamo parlato. Ecco, anche qui, Sì, ma il nostro vedi, pubblico cambia, quindi a volte cosa, ricordiamo. no, per carità, cosa comporta, ecco, una guerra? Una guerra comporta anche altro disfacimento ecologico, perché non è che dobbiamo pensare esclusivamente a noi stessi, poi, se estendiamo il discorso, anche la Terra in futuro soffrirà ancora di più questo povero pianeta, con conseguenze nefaste, come al solito, per noi, anche per noi. Che dire? E Terra Madre è stato proprio, ecco, un EP incentrato esclusivamente su questo tema, sul Sì, male che facciamo al vero. pianeta, col prego. Tutto quanto ne abbiamo già dibattuto, ma è facile Sì. intuirlo. È tutto legato dal discorso di come maltrattiamo il pianeta e che ci deve essere un'inversione di tendenza forte, anche perché tutte le generazioni giovanili lo meritano, che i ragazzi non sono rissa e soltanto bullismo e altro ancora di negativo. Ce ne sono tanti di bravi ragazzi. È vero, è vero. Tre parole per descrivere la tua voce. La voce, La voce, non la musica, eh? la voce non bella, dai, la Ma mia non è come una non voce, bello? non è bella. Io sì, uno fa il cantautore, ma si deve essere sinceri. Sulla Oh, è una voce percezione tua comunque, perché. ci devo lavorare. Calda sicuramente. Allora, calda, iniziamo da calda. Intonata, facciamo calda intonata e comunque ci si deve studiare proprio sulla voce. Sulla voce devo perfezionare tante cose, ma non a caso chi sa cantare veramente, veramente continua Sempre, sì. pensiamo, per me una cantante è Antonella Ruggero, Ah. Eh sì. beh, però lo era Mia Martini, insomma, quello per me significa canto. Altri hanno fatto un ottimo cantautorato. Sì. Pensiamo alle voci, ma che ne so io, Lucio Dalla e De Gregori, però tanto c'è da fare e da studiare, no? Loro diciamo che sono stati, come io del resto, il terzo aggettivo, interprete di me stesso, nella voce, interpreto me stesso, ci metto l'anima Certo. al meglio. Senti, un sogno che hai. Riuscire a formare anche un gruppo, e questo è il massimo Formare un dell'età. gruppo? Sì, vorrei formare un gruppo, mi impegnerò a cercare chitarrista, batterista e bassista, proprio ma di Sì. base. Vorrei formarlo. Questa E sarebbe come lo una. vorresti chiamare? Cipriano anche? No, no, ma al lavoro in corso chissà, si divide tutti e quattro perché si deve avere democrazia, a meno che Certo. in futuro se c'è qualcuno che suona con me non mi lasciano campo libero, decidi tu, Decidi tu. un po' alla romana,
perché io qualche idea in mente ce l'avrei anche, ma poi dipende, bisogna avere democrazia anche in questo, no? Avere un buon rapporto. Poi spero di tirar fuori intanto al più presto, sempre musicalmente, perché tanto il mio sogno è musicale. Certo. Io nel resto della mia vita sto bene. Non mi ritengo una persona sfortunata, anzi, Quando non ti dedichi alla musica, per esempio, che fai? cosa faccio? Mi dedico alla famiglia perché è la cosa più importante, soprattutto ciò che resta. Anzi, in questi ultimi anni, ho dovuto anche un po' accantonare. Se ti ricordi, l'anno scorso abbiamo parlato, del nuovo progetto. Lo Sì. sto portando avanti, ma infatti con un po' di difficoltà proprio per dei problemi familiari che mi sottraggono tempo. Ma non dimentico mai, anzi, invito tutti a pensare a essere meno egoisti, a preservare sempre la famiglia, che è la risorsa più grande che un essere umano può avere, no? Si deve sempre pensare prima alla famiglia, poi viene tutto il resto. Lavoro e tante altre cose. Ma la cosa fondamentale credo sia pensare agli altri, in generale poi anche, non soltanto nella famiglia, ma avere un buon altruismo non guasta, no? Chi può deve aiutare. Tutto Senti, qui. se potessi cambiare qualcosa del tuo percorso musicale, che cosa sarebbe? Se c'è, poi qualcosa che vorresti cambiare. Prima dovevo cambiare, dovevo studiare di più. Tutto qui. Io sono molto critico con me stesso, può non sembrare, ma tanto il tempo c'è. Per fortuna sono vivo e vegeto e sto anche abbastanza in salute. Quindi appunto, ecco, sul canto, ma anche musicalmente. Si può e si deve imparare di più. Serve tanto lavoro, Sì. anche in questo senso. Quindi quello che cambierei è aver iniziato prima, a farlo con maggiore continuità, ecco, perché poi non è che io non suonavo cosa, però dovevo farlo con ancora più continuità. Vabbè, però c'è un momento per tutto, l'importante è che sia arrivato il momento, no? E E anche, una tua certo. caratteristica, vediamo un po', una tua caratteristica. Ma in generale o musicali? No, come questo è più personale, diciamo, il carattere, eccetera. Io credo di essere un generoso d'animo, Si nota. tantissimo, anche perché me lo dicono, quindi alla fine uno ci crede. Questo, basta. Semplicemente sono me Beh, stesso, però cerco sempre di. una bella qualità. Sì, appunto io poco fa, no, ti ho detto, aiutiamoci tra di noi perché comunque chi ha di più può dare una mano a chi ha di Certo. meno, eccetera, eccetera, che non si deve tradurre esclusivamente in beni materiali, si può No, no, fare del con bene in gesti, in tantissime tanti modi. occasioni, in tanti e tanti modi, ed è giusto farlo. È doveroso, è doveroso. Bene, e come sempre anche oggi siamo arrivati all'ultima domanda. Qual è la tua musicalissima favorita? Guarda, io ho una canzone che amo tantissimo e stavolta te la dico italiana, dai, Sì. perché l'altra volta abbiamo parlato della musica italiana, ma poi sono sfociato nei gruppi che ho ascoltato di più da sempre, che amo tanto. Però ecco, voglio dedicare Amico Fragile di De André. Bellissima, De André, un poeta. Brano che, sì, ma è un brano che lo rappresenta tanto, a Faber, proprio come artista, e quindi vi dedico questo, perché ho pensato proprio in questo momento a canzoni italiane, che mi piacciono di più. De André.
lo ascoltano ancora oggi anche i ragazzi, Sì, sì, sì. E grande, adesso grande io vorrei volume. anche, perché qui in Argentina non si ascolta molto, sinceramente, e noi vogliamo un pochino far conoscere anche i vecchi cantautori, no? Non arrivati fin qui, è importante anche De Gregori, Dalla. Beh, Dalla è un pochino più conosciuto, però De André purtroppo non tanto, eh. E lavoreremo su questo. Bene, anche per oggi è tutto. Grazie Cipriano per essere stato nostro ospite. Noi vi lasciamo in compagnia del bellissimo brano dal titolo Credeva di Cipriano per la prima volta in Argentina. Un saluto carissimo a tutti i nostri ascoltatori e come sempre vi aspetto in tanti alla prossima puntata di Talentosissimi. Saluta Cipriano, il Ciao nostro Argentina, pubblico. un bacio Grazie. grande a voi e tutto il bene sempre. Grazie, ciao. Credeva fosse un gioco che i grandi chiamano guerra, mi domandava dove sono le mie cose, le case, le chiese, le scuole, poi dai suoi occhi riflessi in una mera pozzanghera scura, capivo strozzata in gola dalla paura, una breve ma dolce preghiera. Aspettarmi è questo mio grande bel sorriso, dovunque sei ti prego, proteggilo così come l'arcobaleno, finalmente risplenderà. Adulto, anzitempo, si chiedeva quali sono le parole, i giochi giusti per farvi cambiare, e a bassa voce recitava una preghiera. Madre, insegna loro a rispettarmi, e questo mio grande bel sorriso, dovunque sei. A sognare, non voglio pronunciare il vocabolo guerra, ma solo la parola pace, pace. Madre, insegna loro a rispettarmi, e questo mio grande bel sorriso, dovunque sei. Giusti per farvi cambiare.